Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Studio One 4 introduce una delle feature più richieste dagli utenti di Studio One, in particolar modo stiamo parlando delle note traccia. Molte DAW possiedono questo tipo di sistema, come ad esempio Cubase e Pro Tools. Presonus prende spunto da questo tipo di applicazioni amplificandone e rendendole più utili sia sotto il profilo dell'accesso sia sotto il profilo della funzionalità. Vediamo ad esempio come poter utilizzare una track note all'interno di una traccia. Selezioniamo una traccia o audio o instruments indifferente e allungando il menu dovremmo poter scorgere i parametri, la nota effetto e l'introduzione del track note. Per editarlo clicchiamoci all'interno e analizziamo la sua funzione. In questo caso nella prima parte possiamo ad esempio vedere le informazioni sul brano, sull'artista e le note di release, le note che possono far parte della canzone come ad esempio il testo della canzone stessa che noi possiamo inserire in questo punto e poi dirigere su un secondo schermo per il cantante ad esempio, o accedere direttamente alle tracce nota per ogni singola traccia, per cui avremo la possibilità di inserire per ogni traccia ad esempio piano felt, Spitfire, ed ricordarci da dove è stato preso per poterlo richiamare in un secondo momento magari in un'altra song. Questo è quello di Additive, il piano acustico anche di Additive, oppure per esempio la batteria che è una Additive Drums con preset JGR, eccetera eccetera. Quindi proseguire utilizzando anche informazioni del tipo strings, spostare gli archi di una misura, eccetera eccetera. Le note possono essere visionate all'interno del song information come abbiamo visto, oppure andando qui a sinistra options selezionare show channel notes. In questo modo verrà aperto il sistema di note sotto la traccia come avviene anche in Pro Tools. Spero che questa lezione vi sia stata utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao, a presto!